Ciao ragazze, allora finalmente oggi vi faccio il video sulla recensione del trio della Peg Perego che avevo preso e ci tengo particolarmente perché me l'avete chiesto in tante e in più io mi ci sono trovata particolarmente bene, quindi vi volevo comunque fare ecco, appunto una piccola recensione perché anche per strada spesso mi fermano, mi dicono come va con questo passeggino, perché non l'abbiamo visto, come vi siete trovate, eccetera, eccetera. Allora, intanto vi dico alcune caratteristiche, poi magari ve lo faccio vedere un po' meglio. Allora, innanzitutto la cosa che mi è piaciuta è diciamo il tessuto. Io l'ho preso denim azzurro, però lo fanno anche denim nero, però a me nero non mi piaceva molto per un bambino. Quindi questa cosa del denim jeans mi piaceva particolarmente, anche perché un domani se ho una bambina va bene anche per una femminuccia. In più è un tessuto che non si sporca. Quindi, cioè, tiene molto bene lo sporco, non è tipo, che ne so, un beigiolino, un celestino, che comunque alla prima cosa si sporca subito. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta in particolar modo. E un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto della manualità del passeggino o comunque della carrozzina. Spesso le mie amiche quando spostavano la carrozzina, o anche adesso il passeggino, tanto la struttura sotto è la stessa, mi dicono mamma mia come si porta bene questo passeggino, dice quando avevo i bambini io non si portava così bene, quindi appena lo tocchi il passeggino va che è una meraviglia. E l'unica cosa che secondo me che è un contro è che è pesante. Allora è pesante sia la carrozzina, già è un po' pesantina quando la prendete vuota così, ma relativamente, quando c'è il bambino dentro che comincia a crescere, comincia a essere un po' pesantuccio, però un conto è sapete che ne so, dovete prendere e metterlo subito in macchina, poco male, ma se come me dovete fare tre rampe di scale quando vado a trovare mia madre, lì diventa veramente una faticaccia, perché quando il bambino dorme non è che lo potete togliere dalla culletta e metterlo sulle spalle, quindi pesa un pochino. E il passeggino anche, il passeggino pesa ancora di più perché un conto è la carrozzina che tu stacchi, te la porti, invece il passeggino, cioè è tutto attaccato, non vi conviene staccare e portarlo a pezzi, lo chiudete e il passeggino pesa un botto, io non riesco mai a più che altro a tirarlo fuori dal bagagliaio. E una cosa importante, lo dico perché una mia amica per dire che sta per partorire ha comprato il passeggino, sembra una cretinata, ma non ha preso le misure del bagagliaio. Prendetele non solo con la struttura del passeggino, senza il passeggino che sarebbe quando togliete la carrozzina, ma prendete la misura con tutto il passeggino, perché quando io chiudo la struttura con il passeggino, cioè è tipo un fregno così, e a me mi è centrato pelo pelo, col tutto che avevo preso le misure, però l'avevo prese prendendo la larghezza, ecco, della struttura sotto con le ruote. Allora, vi dico un attimo la particolarità sperando che sto riprendendo. Allora, io di carrozzina ho preso, tanto se la volete vedere meglio la vedete nel video del montaggio del trio. Allora, la particolarità di questa navetta è che è una XXL. Infatti, io praticamente il bambino ce l'ho tenuto anche a dormire fino a 4 mesi. E praticamente dentro la culletta misura, adesso ve lo dico con quasi 76 centimetri se non erro, 76 centimetri per 36, che non è poco. E in più sotto ha questi ganci, queste strutture che servono per sollevare innanzitutto la culletta quando la togliete e vi rimane, vedete? Se la volete mettere su un appoggio ha questi qui. O se no, quando la mettete in macchina ne chiudete uno e lasciate solamente questo in modo che il bambino sta con la testa leggermente in su, tipo in questo modo qua, così. E per agganciarla dietro a qui, proprio sotto la cappottina, ha un gancio che in questo momento non si vede, però eccolo, è qui. Quindi voi tirate questo e sganciate la carrozzina, quindi è anche facile e la potete togliere e mettere, a me mi avevano regalato quella struttura che vi ho fatto vedere, che ho messo accanto al letto ed è comodissima perché non porto le ruote in camera, la staccavo e me la mettevo vicino al letto. Quindi questa è la carrozzina e vi assicuro che è pesantissima. Mentre il passeggino, che è questo, misura, adesso ve lo dico, misura, diciamo che anche il passeggino, aspettate,
Misura. 81 misura il passeggino. È un pochino più stretto, però passeggino non è che uno ci deve vivere come la culletta. 30 di larghezza. Eccolo qua. Il passeggino, per sganciarlo, vi faccio vedere se si vede. Qua ha due pulsanti, non lo vedrete mai, aspettate, ve lo faccio vedere da vicino qua. Allora, ha questi due pulsantini, questi, uno di qua e uno di là, voi li spingete e nel frattempo tirate queste levette, queste, quindi fate così e sganciate. Questo in sé per sé è leggero, ma con tutta la struttura diventa veramente un casino. E niente, per chiuderlo è anche abbastanza facile. Cioè, aspettate, è abbastanza facile, vi dico una cretinata, perché chiuderlo con questo per me diventa un problema. Nel senso che per chiuderlo bisogna fare questo lavoro. Bisogna prendere il maniglione. Aspettate, speriamo che questo video non stia venendo male, eh. Bisogna chiudere questo maniglione. Ve lo faccio così. Ci sono qua i pulsanti, vedete? Lo tirate su e lo piegate verso il basso. Chiudete questi, ci sono delle cose scorrevoli. Poi spingete il classico, la classica maniglia verso l'alto, mettete il piede sotto e qui sotto c'è la classica leva del passeggino e chiudete, però vedete che mio marito ci mette un secondo, e poi lo chiudete. Una volta chiuso, credo come tutti i passeggini, ha questa leva qua sotto per tirarlo giù, però vi assicuro, cioè, che pesa, io adesso mi vorrei pesare con tutto il passeggino, ma pesa un botto. E di questo c'è un altro modello che praticamente adesso mi sa che ve lo sposto però per farvelo vedere. Aspettate, di questo, vedete, questo ha le classiche due ruote qua e due ruote davanti. C'è l'altro modello, questo è l'Easy Drive, c'è il Compact Switch, mi sembra, che ha la doppia ruota, quindi ne ha due qui e due qui, però a noi ci hanno sconsigliato di prenderlo. Aspettate ragazze, un attimo di pazienza. Scusatemi. Se no questo mi cade. Allora, ci hanno sconsigliato di prenderlo perché io pensavo col fatto che avesse la doppia ruota che fosse più maneggevole, invece mi hanno detto guarda, la doppia ruota è molto meno maneggevole, mi hanno consigliato questa. In più pensavo che si chiamasse Compact perché fosse più compatto, invece in realtà è uguale identico, cambia solamente la particolarità delle due ruote. Comunque ripeto, io mi sono trovata benissimo e l'unica cosa ecco è che è pesante, pesante da morire soprattutto il passeggino. E niente, il lenzuolino sul passeggino io ce lo metto sempre perché è un tessuto particolarmente caldo, però se dovessi dare un consiglio a chi sta cercando un buon passeggino, a me l'hanno regalato, costa sui 700 euro, però vi assicuro che li vale tutti, cioè proprio tutti, 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 e passa in secondo piano anche il fatto che è molto pesante. Tutto qua. Ragazze mie, io spero di essere stata il più chiara possibile. Scusatemi sempre se l'ho fatto un po' velocemente, ma c'ho Stefano di là che si sta per svegliare. E quindi niente, spero che veramente possa essere utile a qualcuno. E se avete qualche domanda, mi sono dimenticata magari di dirvelo, chiedete pure, tanto lo sapete che vi rispondo sempre. Per chi volesse vedere la pedana che non ho fatto vedere, può riguardare il video sul montaggio del trio perché faccio vedere ogni singolo pezzo. Anche l'ovetto, cioè, è comodissimo, è inutile parlare dell'ovetto, insomma. E niente ragazzi e ragazze, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!